E l'Aurelia? Ormai è rimasto solo per i musei. Poi si serviva a mandare per lavorare la legna di Dottore, buongiorno, Vinci, merito di tutti. Buongiorno. Anel. Tanto non poteva mancare il questore di Reggio di Calabria in una manifestazione dove si cerca di parlare di legalità. Dicevo prima però al presidente Aliquò che prima di parlare di legalità in Calabria bisognerebbe avere il coraggio di ristabilire anche i termini della verità per poi arrivare alla legalità. Beh, chiaro, insomma, la legalità passa attraverso la verità dei fatti oggi, insomma, non... mi sembra scontato. E quindi, ma bisogna anche apprezzare le cose positive che abbiamo in questa terra, perché in questa terra abbiamo molte cose positive che non vengono evidenziate nel modo, secondo me, più opportuno. Bisognerebbe pubblicizzarle massicciamente, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Insomma. Sì, infatti noi siamo convinti che in questa terra uno dei fattori del mancato sviluppo è quello di piangersi sempre addosso e di pubblicizzarci il negativo. Noi, come giustamente ha detto lei, abbiamo tantissime positività che non vengono alla luce, purtroppo, quantomeno non vengono alla luce nel modo dovuto. È un momento difficile questo per la città di Reggio di Calabria e per tutta la regione Calabria. È un momento difficile per la nazione, come sappiamo tutti, e probabilmente per il mondo intero, situazione di recessione economica che è sotto gli occhi di tutti quotidianamente. E quando ci sono momenti di recessione, di difficoltà come questo, il vostro lavoro diventa molto più difficile, perché è chiaro che aumentano le difficoltà anche delle famiglie e c'è il rischio di deviazioni. Quindi, tornando a questa manifestazione, benvengono le manifestazioni che ricordano i valori. Certamente, benvengano queste manifestazioni che ricordano e riportano questa terra e gli abitanti di questa terra verso le positività di questa terra, che non bisogna mai dimenticare e bisogna avere sempre presente nel quotidiano. Io approfitto per farle un'altra domanda, se vuole mi risponde, altrimenti. Noi tutte le mattine assistiamo e riceviamo comunicati stampa da Questura, Carabinieri e Finanza, tutte le mattine quasi ci sono degli arresti. Quello che notiamo è che buona parte poi di questi arrestati dopo pochi giorni o qualche mese vengono rimessi nuovamente in libertà. Quindi o si è sbagliato nell'indagine o sta sbagliando il magistrato. Tra l'altro c'è una campagna mediatica che è quella che ci riporta in negativo anche spesso sulla stampa non solo nazionale ma internazionale. La cosa negativa che guardiamo noi è la perdita dei posti di lavoro, perché quando per esempio si fa un'operazione del genere su un'impresa, sì è vero, abbiamo colpito l'andrangheta, gli abbiamo sequestrati i beni, ma abbiamo mandato sull'astrico 20-30 famiglie di poveracci che lavoravano presso queste aziende. Non pensa che lo Stato, prima di agire soltanto con la repressione, dovrebbe anche pensare come tutelare quelli più deboli, che sono soltanto vittime in quel sistema? Parlo del lavoratore che opera poi e trova il pane anche in quell'azienda. Sì, però evidentemente, insomma, ci dispiace per le persone che sono costrette a perdere posti di lavoro. Mi rendo conto della situazione di recessione economica, però questo non può essere un ostacolo all'accertamento dei fatti e al ristabilimento di quella verità di cui parlavamo prima. Purtroppo bisogna capire che si può anche fare impresa lecitamente, perché qua non tutti gli imprenditori, per carità, sono schierati con l'andrangheta, assolutamente no. C'è una, come in ogni cosa, c'è una fetta di imprenditori che non è schierata con l'andrangheta. Certo, per loro diventa più difficile perché c'è l'andrangheta, perché significa che il denaro circola in un certo modo, perché significa che non si fa più concorrenza leale ma sleale, quindi capisco che per loro è difficile, però, torno a ripetere, è possibile, come succede dappertutto, fare impresa senza
appoggiarsi o senza pretendere favori dall'Andrangheta, insomma. Quindi bisogna diciamo capire questo. Capire che però quando anche si accettano due favori si è finiti. Esatto, quando si accettano anche un solo favore si è finiti. Si è finiti perché si entra in una spirale che poi causa tante negatività, non ultima quella della perdita del posto di lavoro per le maestranze, ahimè. Tra l'altro noi riteniamo che lo Stato, il nostro Stato, la nostra magistratura, i nostri sistemi di controllo siano così all'avanguardia, non solo in Europa ma nel mondo, che se vuole lo Stato, attraverso i suoi uomini migliori che ci sono proprio in frontiera, come lei, come i magistrati di questa città, eccetera, possono veramente, se lo Stato vuole, quindi c'è anche la politica, chi ci governa vuole, in pochissimo tempo si potrebbe veramente sperare di avere un mondo migliore in terra di Calabria. Ma certamente lo Stato vuole questo, perché le operazioni e l'attività di contrasto che sono state fatte in un recente passato, e non soltanto in un recente passato, ma da ormai decenni a questa parte, è chiaro che insomma hanno un loro significato, nel senso di un impegno massiccio e massimo dello Stato al contrasto dei fenomeni di mafia. Questo è a dir poco scontato e sotto gli occhi di tutti. L'impegno è massimo, le risorse sono anche qua massime, non pensate, perché qua lo Stato impiega fior di risorse, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. Quindi l'impegno c'è, su questo non c'è dubbio. Speriamo di poter arginare nel più breve tempo possibile queste devianze. Certamente, insomma, per carità. Perché insomma. Spesso generalizzano con... No, generalizzare è sbagliato e fare tutta l'erba un fascio è altrettanto sbagliato. L'ho detto sempre anche in altre zone dell'Italia. Alla cittadinanza... Cioè il cittadino onesto che rappresenta poi la maggioranza, diciamolo pure, in questa città. Ma non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio che il cittadino onesto, anche il cittadino onesto che rappresenta la maggioranza della popolazione calabrese, è purtroppo penalizzato da quello che fa una minoranza. Ma questo allora, diciamo, da sempre è stato così. È interesse di tutti e di ognuno. Collaborare perché sia la volta per tutte, si finisce questa tragedia. Bravissimo. Questo è un incitamento, un'esortazione accurata ai cittadini onesti che, torno a ripetere, sono la maggioranza, a collaborare con noi, collaborare con la magistratura per far cessare questi fenomeni nel più breve tempo possibile. Grazie dottore. Lo seguo lei.